Ciao, mi nombro es Valeria Porcelli, soy italiana graduada en estadística. Desde Milán deseo transmitir mi pasión para que ustedes se apasionen. Aquí comienza el fascino de la matemática, la fascinante matemática. Hoy les voy a presentar a Euclides. Euclide, nato ad Alessandria d'Egitto nel IV secolo a.C., è un matematico greco ed è considerato il più importante matematico della storia antica. È stato il primo ad introdurre gli assiomi nella teoria matematica, non poco. E per comprendere l'importanza dei suoi studi dobbiamo partire dalla definizione filosofica di assioma. Un assioma è un principio assunto come vero perché è ritenuto evidente. L'insieme degli assiomi costituisce il fondamento di ogni teoria deduttiva. E il concetto di assioma, così come è stato enunciato da Euclide, è ancora oggi considerato la base del pensiero matematico e l'essenza stessa della matematica. Quindi quando a scuola i professori ci spiegano gli assiomi, noi dobbiamo pensare ad Euclide, perché da lì arriva. Anche se sono passati più di 2000 anni. Grazie a Euclide, il concetto di assioma intersica la filosofia con la matematica. E ha scritto un libro, un'opera gigantesca, che è intitolata Elementi, che contiene appunto i fondamenti dell'aritmetica e della geometria presentati in forma di assioma. Il libro è ispirato alla trattazione aristotelica sul metodo deduttivo e sui principi primi della scienza, che definiscono le nozioni comuni e i postulati. Infatti, Euclide tratta i concetti geometrici di punto, linea e superficie, declinandoli su 5 nozioni comuni e 5 postulati, che sono originariamente dei concetti filosofici. Le nozioni comuni sono definite assiomi, cioè principi certi, necessari ed evidenti, e sono comuni a più scienze. Dal libro degli elementi di Euclide, una delle 5 nozioni comuni recita: l'intero è maggiore della parte. Questo per dare un'idea di una definizione pratica di nozione comune. Questa è. I postulati, invece, sono principi primi propri di una data disciplina. Eppure essendo dimostrabili, vengono assunti e utilizzati senza dimostrazione. Dal libro degli elementi, uno dei 5 postulati, sempre a titolo esemplificativo, recita: un segmento di linea retta può essere disegnato unendo due punti a caso. Ovviamente i due punti a caso sono due punti sul piano. Vi lascio con due spunti di riflessione. Com'è possibile circoscrivere gli assiomi ad una sola disciplina? E poi, come saremmo arrivati alla definizione di assioma matematico senza la filosofia? Muchas gracias. Nos encontramos en el próximo capítulo de la fascinante matemática. Hasta la próxima. Ciao.